scolastici presenti, dirigente scolastico dell'Attimo Tecchini di Favara, dottoressa Mirella Vella, e la docente referente dell'Attanasio, istituto politico Agrigento, con la docente Angela Chiavaro e tutti gli alunni presenti. Tenere viva la memoria del passato, far rivivere il ricordo di certi eventi, rievocare chi ha lasciato una traccia indelebile nella storia, è il dovere della scuola. Un compito non sempre facile, che richiede tempo, attenzione, interesse e perseveranza. Oggi è la giornata dei giusti, si celebra il 6 marzo grazie a una legge nazionale, istituita nel 2017, per celebrare quanti si sono spesi per la giustizia, per la tolleranza, per il rispetto degli altri. Io ringrazio le scuole intervenute, la collega Presidente Vella, Martin Luther King, Cosa Presidente dell'Associazione Marrone, della signora Marrone, perché oggi ci hanno voluto dare testimonianza che assieme possiamo fare qualcosa. C'è stato un grande impegno portato avanti dal presidente del centro studi e siamo arrivati già anche alla creazione della fondazione. Ma chi sono i giusti? I giusti non sono uomini speciali, non sono né santi né eroi, ma sono uomini come e donne come noi, come tutti quelli che siamo qua, che hanno avuto il merito di aver salvato, per quanto riguarda, poi ci ritornerò successivamente, per aver salvato, diciamo, degli ebrei. Chiaramente vedendo questi lavori, che rappresentano anche una manifestazione diversa, una produzione che i ragazzi sentono molto propria, noi ci lavoriamo da diverso tempo, testimoniano l'impegno profuso dei docenti in classe a lavorare. A lavorare su una tematica che è una tematica, ragazzi, trasversale. Oggi noi stiamo ricordando un giusto, perché tra l'altro proprio è nato a due passi da qui, è nato a Favara. Anche i miei alunni non lo conoscevano. E i giusti, quelle persone che si sono distinte, sono delle persone che vivono tra di noi. Cioè non sono solo eroi, eroi lo diventano. Eroi nel fare, eroi nel mettersi a servizio della società e soprattutto state attenti, ragazzi, a capire quello che è bene e male in momenti in cui talvolta non è molto chiaro. Se un gesto vale una vita, allora questo gesto ne vale migliaia. Non ricorderà mai i nomi di tutte le mani tese quando in mezzo a loro ci sono due braccia contente. Un ringraziamento a tutti voi ragazzi, siete stati meravigliosi per tutto questo tempo, siete stati attentissimi. E io voglio finire con una frase detta da Don Giotti quando incontrò alcuni studenti. Voi siete ragazzi fortunati perché studiate e potrete aiutare a liberare a chi libero non è. Grazie. Caro collegio Marrone, in classe abbiamo studiato anche la storia della sua vita. Grazie al suo lavoro è riuscito a aiutare gli ebrei, ha combattuto la guerra della scrivania senza armi e senza uccidere nessuno, ma salvando vite. E ha dato la vita, la sua vita. La sua storia straordinaria dovrebbe essere esempio per tutti, soprattutto per i popoli della terra. Molti ai quali sembrano davvero poco interessati alla vita della gente. Assordante è il silenzio che rompe i timpani dell'indifferenza. Indifferente, ti sei girato in direzione del vuoto, del nulla, mentre gridano vita, amore, memoria, i morti generati dalla tua indifferenza.
per ricordare è un posto in cui chi non c'è più sopravvive attraverso la memoria. Piantare un albero in quel posto significa dare a quel luogo la meraviglia di una persona che non c'è più, ma che rivive nella bellezza della natura. Ed ecco che quel luogo diviene ricordo perenne, e ciò lo rende importante, speciale. Quel luogo ci chiama da lontano, consapevoli che seguendo il suo richiamo, lì troveremo un pezzo della nostra anima. Bello. Senza una squadra non si va avanti.